Grazie per il ragazzo. Io sono orgoglioso di aver difeso i confini, la sicurezza, l'onore e la dignità del mio paese, perché in Italia si entra se si ha il permesso di entrare chiedendo per favore, dicendo grazie. Se questo mi dovesse costare un processo, le manette e l'arresto, andrò in quel tribunale a testa alta e penso che rappresenterò milioni e milioni di italiani che vogliono vivere tranquilli in casa loro. Se la sinistra pensa di farmi paura, ha trovato la persona sbagliata. Bravo Matte! Grande, grande! Prego, prego. Ah, ti più è bellissimo. Arrivo, aspetta, tieni che poi ti faccio tutto. Okay. Tieni che poi ti faccio tutto. Buongiorno a tutti e grazie per l'accoglienza calda, bella calda, anche stamattina a Casalgrande, stamattina presto a Reggio. Ragazzi, non la faccio lunga anche perché per essere qua magari qualcuno ha chiuso il negozio per un'oretta, qualcuno si sarà fatto nuovi amici, ma va bene così. Mancano 17 giorni all'appuntamento con la storia, non l'avrei mai pensato, non so se voi solo 2 anni o 3 anni fa ci avreste mai pensato che sarebbe arrivato un 26 gennaio 2020 che dopo 70 anni avrebbe potuto cambiare la storia. Noi non abbiamo miracoli da proporre, ma rimettere al centro il lavoro, soprattutto in una provincia come quella di Reggio, dove per colpa di alcune cooperative rosse dei compagni sono rimasti a casa 2000 persone, hanno perso 1 miliardo di euro, si sono mangiati 1 miliardo di euro. E poi vanno a parlare di lavoro. E la cosa bella, l'ho vista anche stamattina al mercato a Casalgrande, che tanta gente si sta avvicinando e mi dice: io ho sempre votato a sinistra, il mio nonno era partigiano, il mio babbo era operaio, lavorava in fabbrica, ma adesso il 26 gennaio voto la Lega perché ormai il PD è il partito dei banchieri e dei milionari, non dei lavoratori, degli artigiani, delle partite IVA, degli studenti, dei precari. Ma non è possibile aver fatto andare a casa migliaia di persone, poi con questa manovra economica del PD, e infatti guarda caso Bonaccini si vergogna di quelli del PD e ne li vuole in giro, però lui è quella roba lì. In questi giorni sto visitando aziende che stanno pensando di chiudere e aprire da un'altra parte, la tassa sulla plastica, la tassa sullo zucchero, la tassa sul diesel. Qua ci sono a rischio solo in Emilia Romagna altri 15.000 posti di lavoro, e col lavoro non si scherza. Lavoro è al centro, perché senza lavoro non c'è dignità, non c'è famiglia, non c'è casa, non c'è futuro. Quindi rimettiamo al centro il tema del lavoro in una regione però aperta a tutti, dove non lavori per la regione Emilia-Romagna solo se sei raccomandato o hai la tessera del partito giusta in tasca, perché non è mica possibile dover chiedere il favorino per superare anche la lista d'attesa in ospedale per la promozione. E c'è tanta voglia di cambiamento, e stamattina ero a Casalgrande e la scorsa primavera dopo 70 anni ha vinto la lista civica e hanno mandato a casa il PD. Ho fatto un pochino tardi e scusate, perché quando ho visto che saremmo venuti oggi in questa splendida comunità ho chiesto di farmi fare una deviazione per andare a portare una preghiera a San Valentino, al beato Rolando Rivi, a ricordare che la violenza non ha confini e non ha colori. E speriamo che quella testimonianza di fede, di libertà e di coraggio serva a che non si ripetano più certe robe. Poi noi guardiamo avanti, qualcun altro è fermo indietro. Infatti gli unici argomenti che hanno quelli di sinistra in Emilia in questi giorni è: non si può votare la Lega, se no tornano i fascisti. Adesso sei fermo a 70 anni fa, amico mio.
qua a Castellarano non ci sono fascisti, ci sono italiani orgogliosi di essere italiani, punto. Ci sono reggiani orgogliosi di essere reggiani. Lavoro, poi i giornalisti ovviamente mi chiedono sull'attualità e la domanda che mi hanno fatto oggi, si è riunita stamattina la giunta al Senato, ma Salvini hai paura che ti processino? No, perché se devo andare in un tribunale a rischiare la galera, perché ho difeso i confini, la sicurezza e l'onore del mio paese, lo farò a testa alta, perché ho fatto semplicemente il mio dovere. E anzi vi aspetto in tribunale. Oggi pomeriggio vado in carcere a Reggio e poi esco, possibilmente entro alle 4, esco alle 5. Però vado in carcere a Reggio perché di solito i miei colleghi parlamentari vanno in carcere a vedere se stanno bene incarcerati. Io quando ho letto che gli agenti della penitenziaria che lavorano in carcere a Reggio hanno l'acqua fredda che esce dalle docce, mi sono incazzato come una vipera e vado a incontrare i poliziotti, non vado a incontrare i criminali e gli spacciatori, perché a volte stanno meno gli spacciatori, stanno meglio gli spacciatori, perché se lo spacciatore non c'ha la doccia calda, figurati, arriva il garante dei detenuti, arriva alle trasmissioni di Rai 3. E se i poliziotti si fanno la doccia con l'acqua fredda, chi se ne frega, tanto sono solo poliziotti. Ecco, io voglio un paese che porta rispetto a chi indossa una divisa. Sono stufo di un paese che, dove tutti si sentono legittimati. Anche Bibiano, anche per i bambini! Amico mio, sai dove chiudiamo la campagna elettorale in Emilia la sera di giovedì 23 gennaio? In un comune scelto a caso, a Bibiano. Perché vergogne come quelle non si devono più ripetere, perché sulla pelle dei bambini non si fanno affari, non si gioca e non si scherza. Poi, attenzione, nessuno viene qua a dirvi questa mattina che votando Lega facciamo i miracoli come Rolando Olivia e tutti hanno lavoro, sono belli, bravi, simpatici, ricchi e intelligenti, però onestà, competenza, nei prossimi giorni viene a girare per l'Emilia Romagna il governatore più amato d'Italia, ad esempio, Luca Zaia, e la regione Veneto è l'unica regione italiana che ha le tasse regionali IRPEF zero. È una precisa scelta, zero. Amico mio, poi non è lontano il Veneto, però se in Veneto è a zero e qua è troppo alta, evidentemente c'è qualcuno che le menga bunde fa il suo mestiere. Vabbè, fa niente, dai ragazzi, siete voi la speranza dell'Emilia, non sono io sono un piccolo strumento a disposizione del cambiamento, perché a votare siete voi il 26 gennaio, non sono mica io. Avete voglia in questi 16 giorni che mancano di svegliare i tanti emiliani che ancora dormono? Perché questa volta, come non mai, conta ogni donna e ogni uomo. Il voto di ogni donna e di ogni uomo può essere quello che fa la differenza. Io ho bisogno che voi nei prossimi 15 giorni siate seminatori di entusiasmo, sorrisi e cambiamento. Perché sono convinto che in casa di ciascuno di voi, in ufficio, a scuola, c'è qualcuno che è ancora indeciso, è ancora incazzato, è ancora depresso. Me la date una mano a svegliare ste coscienze, perché il treno della storia passa il 26 gennaio, eh? 26 gennaio passa. Poi, in bocca al lupo, e poi ovviamente, come dicevo al sindaco di Casaldorande stamattina, poi ci rivediamo dal 27, perché un conto è esserci prima quando chiedi il voto, un conto è prendere il voto e tornarci anche dopo, e siccome io non voglio perdere la faccia, ci vediamo prima e ci vediamo dopo per mantenere gli impegni presi. E poi in bocca al lupo e apriamole queste porte, queste finestre, perché dopo 70 anni un po' di aria fresca, e ripeto, i temi sono il lavoro, le infrastrutture che non ci sono, la Cispadana, porti, aeroporti, tutto fermo. Adesso sto leggendo che Bonaccini in questi 15 giorni sta promettendo che faranno quello che non hanno fatto in 50 anni. E uno dice, ma scusa, cosa hai fatto amico mio per 50 anni? Adesso faremo... Pensate che solo in provincia di Reggio, per stare qua in casa vostra, ci sono più di 500 case popolari vuote perché la regione non è riuscita a sistemarle, 500. Pensa a dare una risposta a 500 famiglie che magari vivono nei container o chissà dove, non una, 500, alla faccia della buona amministrazione. Quindi conto su di voi che da oggi al 26 gennaio
svegliate tanta gente che dorme e poi il 26 gennaio 2020 verrà studiata come data storica sui libri di storia dei vostri figli. In bocca al lupo, viva Reggio, viva l'Emilia, viva la Lega e grazie per quello che farete, grazie, grazie, grazie di cuore, grazie di cuore. E guarda, l'altro impegno che ci siamo presi, ho scoperto che il PD ha detto che lo farà, è 30 anni che in montagna aspettano una diga per aiutare gli agricoltori a valle ed è 30 anni che quelli del PD dormono, perché in montagna riuscivano solo a chiudere scuole e punti nascita. Noi vediamo di andare a riaprire quello che altri hanno chiuso, questo è un obiettivo. Qualcuno vuole fare un selfie? Allora fermi, fermi. Se state qua con calma, fra tre minuti da là arrivano Renzi, Del Rio e Bonaccini e li fate con loro. Facciamo noi. Buona fortuna a tutti, grazie e viva Renzi. Posso fare un selfie? Come ci organizziamo, ragazzi? Allora, di là, Francesca. Ragazzi, siete di qua. Matteo, fai la foto! No, qua non vogliono nessuno.